Salve a tutti e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Anima d'Argento e Oro Cuore. Allora, questa parte l'ho fatta a velocità doppia perché volevo farla velocemente e volevo farla velocemente per arrivare ad Azalina, dato che ci avrei messo se no più o meno 4 parti per fare tutto quello che volevo fare. Bene, gli allenatori che vedete li ho battuti tutti quanti. I Pokémon li ho fatti salire di livello, li ho allenati. I Pokémon che ho visto nell'erba li ho catturati. Ora ero indeciso se andare a prendere o no quella Pokéball che vedete che adesso andiamo a prendere. E andiamola a prendere. Semitraglia. L'MT-09 semitraglia. Poi come vedete non mi danno pace i selvatici. Continuiamo il tragitto. Come vedete sarà solo questa velocità doppia, anzi mi scuso con voi perché come ho visto anche nei commenti che mi avete fatto che nessuno lo vuole a velocità doppia, quindi mi scuso maggiormente. È l'unica che faccio, anche perché neanche io mi trovo molto a farla a velocità doppia, preferisco farla con la normalità molto tranquillamente. Ha un livello dall'evoluzione, Totodile, che si evolverà in questa parte, credo, non lo so. Comunque io gli strumenti non li prendo mai perché ve li faccio vedere dove li vado a prendere. Come detto, poi farò se riuscirò a farlo quello che voglio fare. E verso la fine della guida farò una mappa dove si trovano tutti gli oggetti nascosti. Proprio tutti no, perché non ce la farei, però se riesco a farlo una cosa del genere. Comunque lì si prendono le due ghigocche. Poi qui, se vi fermate, c'erano che litigavano un signore e questo team regola del team, Rocket, e adesso dovremmo che ha bloccato il passaggio, io già ci sono passato. Poi c'è il market, il Poké Center, una casa e la palestra. Noi andiamo da Franz, velocemente, e lui andrà dal pozzo così che si liberi, possiamo entrarci anche noi. Vedete? Bella la rivisitazione che hanno fatto di questo pozzo, molto bella. Bella la grafica 3D, la scalinata, molto bella. Pozzo Slowpoke, ora è inutile parlarci, basta tanto vi dice che si è rotto una gamba. E battiamo le reclute del Team Rocket. Le battaglie le evito. Cioè, non le evito, le salto. Qui prendiamo una super pozione, sì. Battiamo quest'altro. Quest'altra recluta del Team Rocket. Va bene così. Ce n'è un'altra, dopodiché batteremo Melin forse. Qui mi sono scordato. Andiamo direttamente all'evoluzione di Toto di Croconaw. Vedete Croconaw dietro? Ah, Milos. Non, ah, Milas, ecco. Vabbè, Zubat a livello 8 non ci darà fastidio. Sono andato con Morso. Poi c'è un coughing. Pistolacqua. Anche se ho sbagliato perché pistolacqua la devo anche eliminare come mossa. È l'unica mossa acqua che c'ha Croconaw al momento. Ok, se ne va il Team Rocket. Per la prima volta l'abbiamo incontrato in questo gioco. Come detto, si erano sciolti, poi si sono riuniti. E quindi devono rompere i maroni. Sempre a noi. Ci darà una Rapid Ball e ci dice se vogliamo prendere, vogliamo dargli qualche Gigocca per fare qualche Pokéball. Ci prendiamo il suo numero di Pokégear. Bene. E adesso abbiamo la palestra libera. Cosa che faremo adesso? Andremo a battere. Andiamo alla palestra. Ora ci stiamo curando. I Pokémon no, adesso dovremmo prendere questo qui a sinistra se ci riesco, ecco, così che non andiamo a battere neanche quell'allenatore. Dopodiché dovremmo battere questo di allenatore. Va bene, non premete la leva così non battiamo quell'allenatore lì a destra. Andiamo a fare una lotta doppia contro uno Spinarak e un Ledyba, se non sbaglio. Facilissima, una lotta molto facile. E adesso premiamo il bottone che ci porterà, vedete, abbassata quella leva blu,
E adesso ci porta ad abbassare anche la leva rossa, così non ci sarà nessun intoppo verso Vale. Bene, ho messo Fluffy davanti, adesso battiamo Raffaello. Sopra poco non sarà un Scyther, dopodiché avrà un Metapod e un Kakuna. Ecco. Scyther al 17, io lo voglio paralizzare. Lui usa Fulmi Sguardo, io con Tuono Onda lo paralizzo. Vado con Tuono Shock, lui ancora Fulmi Sguardo, dopodiché ho detto questo qui usa retromarcia, switcho, metto un Pokémon che non mi serve. E infatti ha usato retromarcia, mette Kakuna. A Kakuna io mi pare che ho messo Croconaw. Sì, Croconaw. Uso pistola acqua. Non mi avvelena fortunatamente, lo ammazzo. Il prossimo è Scyther, che è paralizzato fortunatamente non darà problemi. Anche se ora con la bacca cedro, ora quel brutto colpo con la super pozione. Vado ancora con morso. Retromarcio non mi toglie una sega. Dire la verità, non mi ha tolto un cavolo. Vado con morso. Livello 20 per Croconaw. Ancora con morso. Benissimo, andiamo con due morsi. Riceviamo la medaglia e abbiamo vinto Raffaello, medaglia alveare, ci darà l'MT 89 retromarcia, possiamo fare i Pokémon ci obbediscono fino al livello 30 e usiamo taglio fuori dalla lotta. Bene, adesso sono catapultato qui per battere il rivale. Per battere il rivale tranquillamente. Beh, come vedete ora sono 8 minuti totali. Se non era a velocità doppia, durava molto di più. Che poi non è doppia, è di più di doppia. Bene, un Gastly subito KO. Adesso mette uno Zubat. E io ho messo anche io Zubat perché lui mi ha usato maledizione. Super suono. Sono confuso, mi colpisco da solo. Mi ricolpisco da solo e mi ammazzo. Metto Croconaw se non sbaglio. È una cosa fortunatissima quella che ho fatto a mettere Croconaw, perché a livello 21 ha imparato Gelo Denti, che è la mossa che mi serviva proprio adesso contro Bailiff, dove io mi sarei trovato molto in difficoltà. Gelo Denti è una mossa molto potente, poi per Feraligatr sarà una mossa potentissima per l'attacco, ma dato che io ora voi non lo state vedendo perché l'avevo già registrata questa parte, però ho fatto già l'uovo di Croconaw, che spero mi esca con una natura migliore, e lo prenderò quello lì, perché l'ho fatto accoppiare con un ditto. Beh, comunque sono parti avanti. Comunque questa parte termina qui, mi raccomando, votate, commentate e iscrivetevi, e alla prossima. Ciao a tutti.